Nonostante il calo significativo di prezzo della scorsa settimana, ieri Bitcoin ha raggiunto un nuovo record massimo storico assoluto. Infatti, per la prima volta nella sua storia, l'hashrate ha superato i 130 milioni di terahash al secondo. Ovviamente vi metto il link in descrizione di questo articolo che ho scritto per il Cryptonomist in cui spiego un po' meglio la situazione. Cliccando proprio sul link abbiamo il grafico dell'hash rate di Bitcoin, praticamente volendo anche fin dalla sua nascita, quindi sempre fin dall'inizio fino ad oggi, e vediamo che mai fino prima si erano toccati questi record. In particolare, se andiamo nello specifico dell'ultimo anno, vediamo per l'appunto che ieri c'è stato questo picco eccezionale che lo ha portato sopra i 130 terahash per secondo, 130 milioni di terahash per secondo. Questa cosa è curiosa non solo perché la settimana scorsa il prezzo è sceso, ma anche per un'altra particolarità che è davvero estremamente curiosa, ovvero il fatto che a maggio il premio per i miner verrà dimezzato. Ora, l'hashrate è la potenza di calcolo complessiva dei miner. Sembra veramente strano che nella prospettiva di un taglio, di un dimezzamento del premio per i miner, questi continuino a investire, a comprare nuovi macchinari e a aumentare la potenza di calcolo che utilizzano per il mining. Ma in realtà, secondo me, questa cosa è curiosa solo in parte, nel senso che ha una giustificazione, ovvero è molto probabile che i miner ritengano che il prezzo di Bitcoin nel corso dei mesi possa aumentare e quindi se adesso hanno molta potenza di calcolo, consumano molta energia, costa molto, cioè spendono molto per acquistare l'energia elettrica per minare, ottengono dei bitcoin che probabilmente credono che in futuro valgano di più e quindi possono già permettersi di spendere un po' di più con l'obiettivo di vendere i bitcoin che minano non oggi, ma domani a un prezzo maggiore. Infatti, in teoria, al momento dell'halving, cioè quando avverrà il dimezzamento del premio per i miner, dovremmo vedere una diminuzione dell'hashrate, cioè una diminuzione della potenza utilizzata per minare, cosa che tra l'altro non porterebbe nessun problema a Bitcoin. E quindi potremmo anche immaginare che qualcuno si stia preparando, cercando di anticipare questo taglio. Forse è proprio quello che sta accadendo, nel senso che per aumentare la potenza di calcolo si sostituiscono vecchie macchine con quelle nuove, cioè vecchie macchine per il mining poco efficienti con nuove macchine più efficienti e più potenti. Forse è proprio questo il motivo di questo spike, di questa crescita dell'hashrate con il record assoluto di ieri. Cioè, è molto probabile che i miner stiano sostituendo le vecchie macchine poco efficienti e poco potenti, diciamo meno potenti, con nuove macchine più potenti e più efficienti, proprio per prepararsi all'halving. E forse è proprio per questo che c'è questa corsa, per carità, questa crescita dell'halving è iniziata praticamente l'anno scorso, anzi a gennaio del 2019, quindi sono oramai 13-14 mesi consecutivi più o meno di crescita, tranne due momenti di stasi. Però questo significa che nel corso degli ultimi, per l'appunto, 12-14 mesi, i miner non hanno mai perso interesse nel minare Bitcoin e anzi, probabilmente, stanno investendo ancora di più. Secondo me è proprio probabile che si stiano preparando a quella corsa possibile del prezzo di Bitcoin di cui vi parlavo nel precedente video. Io nel precedente video vi parlavo di una ipotetica corsa di Bitcoin che va da praticamente questi giorni, oggi fondamentalmente, fino proprio ai giorni dell'halving, ma poi potrebbe anche innescarsi una nuova corsa dopo l'halving, staremo a vedere, ed è probabile che i miner abbiano già quella corsa nella loro testa. Quindi, nonostante il calo della scorsa settimana, Bitcoin non solo non è per niente in crisi, ma anzi, chi tiene su la rete è molto ottimista sui suoi sviluppi futuri.
Poi, per carità, magari si stanno sbagliando, forse stanno solo cercando di migliorare la propria competitività nei confronti degli altri miner, perché l'halving sicuramente farà fuori alcuni miner, ma soprattutto quelli che hanno macchine vecchie e poco potenti, mentre invece rimarranno coloro che hanno le macchine più aggiornate, più efficienti, più potenti. Staremo a vedere se questa scommessa che stanno facendo i miner sarà vinta oppure no. In effetti, i cali della scorsa settimana a un certo punto si sono interrotti. Insomma, venerdì, sabato e domenica il prezzo non è sceso, ha fatto qualche picco a 8.400-8.500 dollari, ma nulla di che. In questo momento è già un pochettino risalito, quindi può veramente darsi che questa doppia corsa, la prima verso l'halving e la seconda successivamente all'halving, possono effettivamente verificarsi. Staremo a vedere. Poi, come al solito, ricordatevi che se avete ancora dei dubbi o delle domande, potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!